Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Massimo Bocci, presidente della Sporting Lodigiani. Oggi la gara di andata di questa finale di Coppa Italia, una vittoria per 5-3 che vi soddisfa o vi rammarica? Sicuramente ci soddisfa per il risultato, un po' meno perché comunque eravamo un po' in formazione rimaneggiata, qualche infortunato, qualcuno... insomma, dopo una stagione di tante partite, ecco, debito d'ossigeno, quindi all'inizio siamo un po' calati, infatti poi i Bassotti sono venuti fuori, hanno fatto quei tre gol che sicuramente renderanno la partita di ritorno più difficile, ecco, per noi, però comunque abbiamo, lo dicevo prima ai ragazzi, ci può stare, è sempre una finale di Coppa Italia e veniamo lì a giocarcela come abbiamo fatto tutto il campionato, quindi sarà dura per noi, perché lì sarà una bolgia, ne parlavamo prima, però penso che sarà dura anche per i Bassotti, ecco. Ecco, un avvio molto forte da parte vostra nel primo tempo, merito appunto vostro o demerito dei Bassotti? Ma di solito no, noi abbiamo iniziato la partita così come dovevamo, il mister era impostato subito sull'aggressività perché dovevamo comunque cercare di fare il risultato qui e quindi l'approccio è stato giusto, poi chiaramente magari loro non si aspettavano comunque un avvio veemente della nostra squadra. Noi le qualità ce l'abbiamo, i giocatori di qualità ce l'abbiamo, chiaramente sono venute fuori subito, mi dispiace per loro, però ecco, poi dopo mi sembra che nel secondo tempo la differenza poi non è stata così abissale come poteva essere per il primo, ecco. Ultima cosa, quanto incide la distanza in questa trasferta che vi attende nel ritorno? No, poco, noi ci siamo organizzati un po' così venendo il giorno prima, in modo tale che i ragazzi arrivano tranquilli la sera e preparano bene riposandosi questo evento che per noi comunque è storico, noi siamo una società nata 3 anni fa e comunque è sempre una finale di Coppa Italia, e quindi è stato giusto così prepararla magari arrivando il giorno prima e poi vedremo se avremo fatto bene o no. Federico Perella, giocatore dei Bassotti, oggi un avvio terribile in casa della Sporting Lodigiani e poi vi siete ripresi nel secondo tempo. Beh sì, innanzitutto complimenti agli avversari perché sono una squadra di un'altra categoria, hanno già stravinto il loro campionato e sono in Serie B. Noi primo tempo blackout, anzi primi 10 minuti proprio completamente negli spogliatoi. E poi, come ci capita molto spesso, forse un po' troppo ultimamente, sul 5-0 non abbiamo nulla da perdere e incominciamo a esprimerci un po' meglio. E poi siamo riusciti a insaccare questi 3 palloni che quantomeno lasciano aperta qualche misera percentuale per il ritorno a Durento. Ecco, perché si può ben sperare per il ritorno? Se devo trovare un punto a nostro favore è il campo, però loro hanno giocatori di qualità straordinaria tecnicamente, quindi patiranno poco anche gli spazi stretti, nel senso non la pressione li fa ben poca paura, però noi vogliamo perlomeno continuare a sognare altri 60 minuti. Serve il pieno apporto del vostro pubblico. Sì, lo faccio qui da Roma, faccio un appello al nostro pubblico di venirci comunque a sostenere. Noi cercheremo di dare l'anima come sempre, sperando di farli emozionare ancora l'ultima volta.